Vincenzo Nibali, giro di Lombardia, appena finito una marea di tifosi qui, sei più stanco a fare autografi, oggi è stata più dura? No, è passata abbastanza bene, una giornata comunque difficile per quanto riguarda Lombardia, piacevole da Rio per quanto riguarda i tifosi, quindi fa sempre veramente un affetto sempre gigantesco. Sì, sempre un'emozione particolare comunque arrivare a Bergamo. Venendo alla corsa, ci hai provato dalla distanza, poi com'è andata? Sì, che comunque anche il percorso era leggermente diverso nel finale, molto esplosivo, era giusto provarci prima, la condizione la mia non era proprio super, era una discreta condizione, quindi avevi pensato di provare in quel momento? Però è arrivato subito Pogacar, penso che anche l'attacco a meno 30 e qualcosa, 35 km, quindi pensavo di trovare una buona compagnia, però il ritmo che ha imposto lui è stato veramente molto alto, infatti poi da lì il gruppo si è sgretolato, ha guadagnato subito abbastanza bene un vantaggio discreto e poi con Masnada comunque... Masnada è un po' gregario e poi dopo invece ha fatto una corsa incredibile. Ma perché dopo il mio attacco comunque siamo rimasti subito in quattro, Tadej si è messo a fare un forcing veramente incredibile in salita, un ritmo altissimo, e niente, poi da lì il gruppetto si è sgretolato, ma chi come me, chi ha fatto lo sforzo anche per, diciamo, per seguire o per continuare, poi dopo abbiamo pagato un po' tutti, l'unico che non ha pagato è stato Tadej. Ma ti aspettavi Roglic un po' più all'altezza di quanto si aspettava? Sai, corre sempre in un modo così un po' indecifrabile. Allora, ho visto che è anche caduto, poi in gara l'ho avvicinato e gli ho detto come stai, e lui ha fatto un gesto un po' così, penso che non si è fatto niente, però sai, comunque anche in testa quando prendi una botta non è che sia poi ha detto che meglio. Non aveva neanche così tanto anche Remco oggi era in difficoltà, lo stesso Almeida, infatti quando ho attaccato io proprio ho visto loro due che erano un po' così, potrebbe essere magari una buona occasione per portarsi avanti, cercare magari una fuga un pochino più da lontano, però poi no, non era semplice. Ultimissima domanda, è finita la stagione, oggi era l'ultima corsa se non sbagliamo con anche con il team Trek Segafredo, sì. Si chiude quindi un capitolo di 2 anni, la scorsa settimana ti sei tolto anche una bellissima soddisfazione vincendo in casa, il prossimo anno si comincia con un nuovo capitolo, torni all'Astana, che emozioni lasci dopo 2 anni qui e le emozioni nuove? Sicuramente tornando in Astana per quanto riguarda il nuovo, è sempre molto bello perché comunque il gruppo che si sta creando, che sta creando specialmente Vino, è un gruppo molto importante con tanti giovani ma anche qualcuno di esperienza come me, un buon mix. È un buon mix, quindi arriva proprio lo sponsor stato a Kazakhstan, quindi molto importante. Per quanto invece si riguarda la parentesi 3, che è stata una parentesi bella, difficoltosa per quanto riguarda anche l'anno scorso, la ripartenza quest'anno, infortuni e robe varie, però ho trovato, come ho detto, il sorriso e la squadra è stata sempre molto vicino. E purtroppo la mancanza in questo breve finale di Luca si fa un pochino sentire, ma siamo tutti vicini a lui, infatti non so se avete visto i nostri messaggi anche con le nostre maglie, sì. Cercare un calore, un affetto per essere più vicino a lui possibile, spero quanto prima di vederlo e di poterlo salutare di presenza. Chiaramente il tuo augurio, anche l'augurio nostro, insomma, di PC Sport, che rivolgiamo a Luca. Vincenzo, grazie di tutto, grazie e in bocca al lupo per la prossima avventura, sì. E ci rivediamo in giro. Ciao, grazie.